Progettare il paesaggio delle architetture, giornata di studi sulla valorizzazione delle aree archeologiche, lancia una sfida importante: far dialogare la storia più antica del territorio con i tre aspetti fondamentali dell'architettura. Il paesaggio, la progettazione, l'urbanistica, il nuovo con l'antico e quindi la lettura del segno moderno in un paesaggio antico. 12 le proposte dell'Università per la sistemazione e valorizzazione delle aree archeologiche, alcune anche in fase avanzata di progettazione. Le ville sul territorio, come quelle dell'Antella, testimoniano che era un territorio molto ricco dal punto di vista agricolo e di produzione di legno. Quindi sono resti che si meritano di avere una loro valorizzazione. Certo, vanno spiegati, vanno fatti capire e contestualizzati nel territorio. Il gap più importante da superare è sicuramente quello delle risorse, ma anche far dialogare le diverse professionalità. Di avere archeologi che sanno che insieme a loro e dopo di loro dovranno intervenire gli architetti, avere degli architetti che siano attenti più all'opera che devono, ai resti che devono in qualche modo proteggere e valorizzare, e non siano magari troppo presi da protagonismi che potrebbero portare a realizzare delle coperture o delle opere, come dire, eccessive. Credo che ognuno di noi abbia una responsabilità in questo. Tra le proposte anche quella di creare un'area di valorizzazione e tutela dei reperti archeologici, un vero e proprio polo museale che dialoga con il territorio e le attività produttive. Un esempio, è stata trovata una grande macina da olio. Allora, se questa io la metto accanto ad una ditta, ad un'azienda che produce olio, è un richiamo, mi sembra, talmente nobile che non è una produzione moderna, ma invece di mettere dal 1953 possono mettere dal primo secolo avanti Cristo. E lì c'è la testimonianza.